Tutto un catalogo d'arte antica, moderna, contemporanea, capito? Madonna, Ciro, queste mani. Senti, ma com'è che questo amico tuo si trova tutti questi quadri? E niente, quello lui la notte va girando per i cassonetti, quello che trovo, sai? Hai capito questa? Ma che hai capito, Brigido? Madonna, Ciro, che ne so io? Tu mi dici sempre, tu scherzi sempre. Allora sei proprio ingenuo. Questo mio amico, diciamo, che va girando per le case dei ricchi, hai capito? Nei palazzi nobili li prende in prestito questi giorni. Li va rubando. Li prende in prestito, fa dei risi. Sono cose vostre, io non voglio sapere. Va bene, comunque qual è che ti piaceva a te? Io ho visto che hai notato subito. Ce ne sono così tanti. A me questo mi piaceva, guarda, questa pagina 21, vedi, questo qua, guarda, questo è bellissimo, Brigitte. Questo noi lo potremmo andare a mettere qua, qua lo mettiamo al posto e visto che già mi ha scocciato. No, ma decidi. Io lo trovo scuro. Come scuro, tesoro? Uno sta benissimo. Ciro, tu hai voluto comprare questi caspiti di divani che già sono classici e adesso ci mettiamo pure una cosa scura sopra il muro. Dici che è troppo scuro. Ma sì. Ma io lo vedevo invece. Di chi era quel qua? Aspetta che cerco. Lo vedevo perché... Caravaggio. Caravaggio. E chi è sto Caravaggio? Lo sai? È strano sto fatto, però sai, perché l'amico mio mi ha detto io ti do tutti i quadri di gente conosciuta. Sto Caravaggio che io conosco. Ma ti affidano degli amici. A te ti vogliono dare sempre queste fregature. Ma che ti do? Mi sento, però, mi sento. Sai? Senti, Ciro. Tu qua l'avevi pensato? Ciro, io, eccolo qua. Ma... io avevo visto questo. Quello ti piace? Tutto colorato. Bello, eh? Bello, sta bene. Fai vedere questo. Che dici? Sto senza occhiale. Ah, hai visto? Che è l'orologio squagliato. Squagliato, sciocco. Questo è un coppone termosifono, sto orologio. Bella, veramente bella. Dove piace? Di chi è quella? Veramente? Questo è Salvatore, si Salvatore, chiama. Salvatore, scusi, dimmi il cognome. Da Lingi, Salvatore da Lingi. Salvatore da Lingi. Totonna da Lingi. E quello è il figlio del macellaio. Brigitte, il macellaio. Ma che fa un pittore? È solo pittore, in tempo libero, quello si dedica. E allora quello è un quadro che proprio noi ci ricorda pure la carne che ci mangiamo. La mettiamo qua. Quanto costa il quadro? Costa 700 milioni. 700 milioni. E quando li dobbiamo pagare mai questi soldi? No? E quando noi dobbiamo dare 700 milioni a finire la macellaio? E noi ce l'andiamo a comprare nuovo gli orologi, ci pigliamo i Rolex, è vero o no? Adesso lasciamo stare, guarda, che non fa fessi, amico mio. Ti hai fatto una bomba? No, non ne voglio whisky. E che vuoi fare? Niente, Ciro, non voglio fare niente. Ho già visto dagli occhietti, cioè gli occhietti vispi, ho già capito Ciro, quello no, che vuoi fare. No, Ciro. Sì, ho capito. Ciro, mi piace. Questa è una cosa che bisogna fare a regola.